Ciao, ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero bene. Benvenuti all'interno di questo nuovo video. Credo di essermi imbattuto in uno dei video più incredibili e geniali del 2019. A che cosa mi sto esattamente riferendo? Alla canzone di Follettina Creation. Sì, avete capito bene, la canzone di Follettina Creation. Mi erano giunte voci che Follettina stava incidendo una canzone. Al 99% credo che questa, alla quale oggi andremo a reagire, non sia la canzone ufficiale di Follettina Creation, perché non è stata pubblicata all'interno del suo canale, ma sicuramente, qui lo dico e qui lo nego, diventerà una pietra miliare del trash italiano, del panorama trashistico italiano. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social network, che vi lascio sempre qui sotto in descrizione, soprattutto su Instagram, dove tendenzialmente pubblico foto nude. Tra l'altro, in questi ultimi giorni mi sono interfacciato con un'applicazione molto interessante che si chiama Hustle Castle, in cui sostanzialmente avrete la possibilità di diventare un lord di un vero e proprio castello medievale. Potrete costruire il vostro castello, attaccare le fortezze di altri giocatori, sviluppare personaggi di classe diversa come arcieri, falegnami, cuochi, tesorieri e migliorare di volta in volta le loro abilità. Il gioco ha una trama davvero intrigante ed inoltre i disegni molto dettagliati delle attrezzature e dei personaggi sono incredibili. Ora andremo a vedere assieme l'interfaccia del gioco. Entriamo all'interno del gioco, attendiamo il caricamento e, come potrete notare, verremo indirizzati direttamente all'interno del nostro castello. Io ovviamente in questi giorni, avendo già compiuto alcune missioni, mi sono portato avanti con il gioco e ho già costruito alcune stanze del mio personale castello, che ora vi mostrerò. Abbiamo il semplice salotto, la sala del tesoro, l'arsenale, la sala da pranzo, la sala del clan, la caserma, la sala del trono e la tesoriera. A seconda dei singoli progressi del giocatore, ogni stanza può incrementare di livello. Infatti, se osservate bene, la mia sala del trono si trova già al livello 5. E ora non vi resta che gestire, creare e ampliare il vostro castello, ovviamente a vostro piacimento. Se invece decidete di entrare all'interno della sezione mappa, vi troverete di fronte a svariate ambientazioni all'interno delle quali dovrete portare a termine le missioni. Entriamo ad esempio all'interno dell'arena. Per partecipare servono 5000 mele. Benissimo, partecipiamo, confermiamo. Ora l'applicazione incomincerà a cercare diversi giocatori, ne serviranno in totale 15, che parteciperanno assieme a noi a questo specifico torneo. Una volta raggiunti i 15 giocatori, potremmo iniziare concretamente a combattere. Nel momento in cui riuscirete a portarvi avanti, a sbloccare ad esempio il bosco secolare, il tempio dei giganti, il reame di ghiaccio, accrescerete ovviamente le vostre risorse. Ovviamente avrete la possibilità e il privilegio di costruire il vostro castello come meglio vi pare. Mi raccomando, scaricate Hustle Castle attraverso i link che vi lascio qui sotto in descrizione e fissati anche nel primo commento. Inserite il vostro nickname e riceverete immediatamente un bonus speciale per i nuovi giocatori, che consiste in 250 diamanti e 3500 pezzi d'oro. Troverete il clan che ho personalmente creato sotto il nome di Riccardo Dose. Cercatelo ora, così potremo giocare tutti assieme. Ringrazio gli amici di Hustle Castle per aver supportato il mio canale e vi ricordo che tutti i link utili li trovate qui sotto. Detto ciò, possiamo partire! L'inizio non è molto promettente. Ma dove sono? La principessa Follettina. Cosa sta succedendo? Perché decido di rovinarmi le giornate guardando questi video? Sembra una sigla dei cartoni animati! Ha appena tradito il maritozzo con la panna. Spero che per tutta la canzone non dica esclusivamente queste parole. Follettina, perché lei è la nostra principessina. Cosa cazzo sto guardando? Noi la amiamo, la adoriamo e rispettiamo, perché è uno spirito che brilla su nel cielo. Sono molto confuso. A noi ci piace Follettina, perché lei è la nostra principessina.
cucina. Abbiamo capito. Noi la amiamo, la adoriamo e rispettiamo, perché è uno spirito che brilla su nel cielo. Ancora! Io sono questa è la hit della prossima estate! Yeah. Tutti assieme! Io sono follettina e sempre vincerò! Yeah! Io sono follettina, la principessa di lupi nel mio. Eccolo lì dietro il maritozzo! Io sono follettina e sempre vincerò! Cosa sono questi slow motion? E chi la tocca ci spacchiacchiamo le ossa! E chi la tratta male noi gli spaspariamo. Improvvisamente si è trasformato in un video mafioso. I lupi sono i protettori di chi brilla. Contro chi è viscido come un'anguilla. Sono passati 2 minuti e continuo a non capire. Chi la tocca ci spacchiacchiamo le ossa. E chi la tratta male noi gli spaspariamo. Vabbè, ormai abbiamo capito che prendono una frase e la ripetono per 100 volte. I lupi sono i protettori di chi brilla. Contro chi è viscido come un'anguilla. Come on, sulle mani, tutti assieme! Io sono Follettina, la principessa di lupi nel mio. Io sono Follettina e sempre vincerò. Come fa? Io sono Follettina. Cosa sta accadendo di sbagliato nella mia vita? Yeah! Come on! Follettina! Tutto bene? Piacere, grazie, Gianfranco. Piacere, grazie Gianfranco! Quale concetto filosofico voleva esprimere in questa situazione? Chi lo sa? Rimarremmo per sempre con questo interrogativo. Io sinceramente, dopo aver visto questo video, sono leggermente sconcertato. Ma immagino che anche voi lo siate. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa canzone. Siate liberi di esprimere la vostra opinione. Il video si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. Spero che io vi abbia intrattenuto. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social network che vi lascio sempre qui sotto in descrizione. Vi voglio bene, vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Bella!